Ciao a tutti e bentornati sul mio canale di pesca Kama Fishing Life. Oggi vi voglio mostrare queste tre clip. Non si vedrà alcuno sparo, ma sono soltanto delle riprese a tre bellissime muriane. In questa prima clip vediamo che trovo questo sasso, una piccolissima muriana. Non mi era mai capitato di incontrarle così piccole e decido comunque di fargli un filmato per averne ricordo. Spesso parlando con i miei amici e compagni di pesca sento che qualcuno ha il timore di trovare, cioè di appostarsi sopra la tana di una murena. Allora, solitamente, per come la vedo io, questi animali difficilmente cercano di venirci comunque a mordere. Il loro primo istinto solitamente è quello di fuggire, però sono animali che, come vedremo nella prossima clip, possono essere anche aggressivi. In questa invece vedremo che appena mi apposto mi metto proprio sopra la tana di una di queste, la noto e vedo che comunque fondamentalmente è tranquilla e quindi decido di continuare il mio appostamento. Eccoci arrivati all'ultima clip di questo breve video e qui mi succede una cosa che non mi era mai successa. Comunque sono su un pianone, trovo questo appostamento, l'acqua è bella, non ho visto alcun pesce sparabile da quando sono entrato in acqua. Mentre scelgo di sfruttare questa avvallatura, questa buca diciamo, per ripararmi e fare un aspetto, controllo comunque i suoi angoli per vedere se tante volte ci sia un pesce fuori da una tana. E appena arrivo giù questa murena inizia a puntare a bocca aperta la punta della mia asta, come se volesse, cioè con fare aggressivo, come se volesse difendere il suo territorio. Infatti arriva vicinissima alla punta e poi si infila sotto quel massone. Probabilmente in questo caso non era lei l'intruso, ma ero io che mi ero messo sopra la sua tana e il suo primo istinto per ritornarci dentro è stato quello di cercare di difenderla. Comunque a me questi animali piacciono moltissimo, sicuramente non sono il top culinario, anche se quando sono di buonissima taglia e facilmente pulibili viene veramente un buon fritto, e comunque spesso mi piace tantissimo ammirarli. Vi ringrazio per la visione, vi chiedo, se non l'avete ancora già fatto, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, che presto pubblicherò delle scene con delle bellissime catture. Grazie, ciao e alla prossima.